Siamo presso l'Aula Restagno nel comune di Cassino, dove il SURP, Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, ha organizzato il convegno sulla criminalità e sviluppo nel Basso Lazio. Siamo con il segretario del sindacato, il signor Di Muccio, il quale ci illustrerà le linee generali del convegno. È da molto tempo che noi abbiamo questo sogno nel cassetto. Precisamente sono circa 6 mesi a questa parte che noi parliamo costantemente del poliziotto di quartiere, anche perché sappiamo bene che il territorio di Cassinate è ad alto rischio, e mi riferisco alla criminalità organizzata che ormai, se non ha messo piede, poco ci manca ad entrare poi nel Cassinate in vero senso della parola. E che cosa posso dire? Certamente il nostro obiettivo è di portare a Cassino poliziotti riguardante appunto il poliziotto di quartiere. Come si svolgerà il lavoro del poliziotto di quartiere? Sono comunque delle unità che vanno al di fuori di quello che è lo stato attuale dell'organico del commissariato. Sono comunque risorse in più che le predispone il Ministero dell'Interno, che vengono poi dislocate sul territorio Cassinate. Siamo col sostituto procuratore Paolo Taviano, al quale chiediamo cosa ne pensa di questa misura di sicurezza che si vuole adottare, cioè quella degli agenti di pubblica sicurezza all'interno del territorio del comune di Cassino. Credo che sia una misura importante, perché è una misura che è già stata adottata in alcuni comuni, anche nelle grandi città, e abbiamo visto che per esempio il poliziotto di quartiere ha dato dei risultati ottimi, quindi credo che sia una buona misura anche da adottare nel comune di Cassino. Quindi lei crede che possa realmente diminuire la criminalità all'interno del territorio? Ma sicuramente è un deterrente, perché comunque vedere un numero di agenti maggiori che girano per la città è sicuramente un deterrente per quantomeno la microcriminalità, questo sicuro. E quindi anche un sostegno alle attuali forze dell'ordine? Certamente, sì. Che la vedono in modo positivo, quindi? Io penso proprio di sì, ma non si può non vedere in modo positivo un provvedimento del genere, laddove è storico un pochino la carenza di organici delle forze dell'ordine, così come della magistratura. Quindi laddove c'è un potenziamento degli organici è sempre da vedere in modo positivo.